Fragole, cozze, champagne, fragole, patatrice, cozze, e voghiacchian, voghiacchian, voglio una bella parmigiana, bambolina, pasid e past, mangiati il teu, voglio a chiana la paparul, la paparul, la paparul, la paparul, chien. Ostriche, cozze, champagne. Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Samu Chukwueze gol, Samu Chukwueze gol, Samu Chukwueze. E Chukwueze la su de Conte. Allora carissimi amici, CSG Schwagne è atterrato Samuel Chukwueze. Madonna, capita come a Tamliafe. Mi farò i tuoi stessi capelli, mi farò i tuoi stessi capelli, Samuel Chukwueze. Ma fa si mat, ma fa Madonna Sant, Madonna Samuel Chukwueze, Madonna Noah Okafor, Madonna Pulisic, Madonna Loftus Cheek, Madonna Reinders. Ma io non mi dimentico, veramente ragazzi, non voglio. E Luca Romero che ogni volta lo scordo, ma non c'è da dimenticarselo. Allora ragazzi, quello che volevo far notare è che tutti questi nostri acquisti di quest'anno sono degli acquisti non di giocatori come succedeva un po' di tempo fa, magari un pochino in là con gli anni, o magari proprio troppo giovani, al di là di Luca Romero, che però è stata un'occasione, perché a parametro zero un diciottenne con quelle qualità io lo prendo e poi vediamo quel che succede. Se le cose non vanno bene, pazienza, ci abbiamo provato ma non abbiamo perso niente. Quindi queste sono assolutamente le cose da fare, le cose giuste da fare. Ma quello che volevo far capire era proprio questo, cioè noi in questo momento qua stiamo portando a casa giocatori giovani nel pieno della loro carriera, che sono lì pronti ad esplodere, 23enni, 24enni, 21enni, cioè stiamo prendendo ragazzi veramente nel pieno, non stiamo andando a prendere il giocatore in, diciamo, come dire, in fase calante. Quindi è veramente un mercato molto ma molto importante. Sì, abbiamo venduto Tonali, dobbiamo fare a meno di quello che diciamo rappresentava Tonali, al di là del discorso tecnico c'è anche un discorso proprio di proprio carattere, come dire, non soltanto sentimentale, c'è un discorso di carattere proprio legato alla sua, all'attaccamento alla maglia, a quello che rappresenta, a quello che rappresentava Sandro Tonali. Quindi ce lo dobbiamo far andare bene, eccetera, ma quello che conta è proprio il fatto di fare mercato con quei soldi lì, perché ragazzi non è assolutamente scontato, lo stiamo vedendo quello che stanno facendo gli altri. Noi adesso, io magari poi ci scherzo su, faccio battute, faccio dell'ironia, faccio video sfottò, ma quello che voglio dire è che dall'altra parte, diciamo nelle altre parti, nelle altre squadre, stiamo vedendo veramente un immobilismo totale. Cioè mettetevi nei panni per esempio di un tifoso della Juve in questo momento qua, questi non hanno fatto niente di niente, non faranno la Champions, stanno lì ad aspettare che magari riescono a vendere un giocatore come Vlahovic o riescono a vendere un portiere come Szczęsny per poter fare mercato. Cioè questo va detto, dell'Inter non ne parliamo, perché qua poi ci dimentichiamo che questi qua, al di là del fatto delle uscite importanti che hanno fatto, ne ho parlato già ieri, adesso non voglio ripetermi, però questi in questo momento qua non c'hanno un portiere, non hanno un portiere titolare, è una cosa gravissima, non hanno un portiere. Però dico io, ce l'avevate in casa un portiere serio, un portiere forte, di chi, cioè uno va, si toglie tutti i portieri che ha a disposizione, ma ne avevate uno veramente forte, in gamba, che veramente fa la differenza.
Sto parlando di Romelu Lukaku! Ah! Era lui che vi dovevate tenere in porta! De Steve Propakavad! Cioè, con lui in porta, le finali che, la finale che avete perso l'avreste vinta. Le finali, se non dimentichiamo pure quella di Europa League. Quindi, ragazzi, era lui il portiere, ce l'avevate in casa! Mo' invece va vita c'è da che tu porti. Invece, Vutniminga, sì, dovevate fare lo sforzo economico, però teneva Lukaku in porta, cioè non l'ultimo arrivato. E quindi ragazzi, questo va detto. Poi ragazzi, che altro dirvi? Stanotte si gioca Juventus-Milan, o Milan-Juventus, adesso non so chi è che giocherà in casa negli Stati Uniti. Ovviamente si gioca alle 4:30 di notte. Vedrò domani mattina appena sveglio, magari mi vedrò gli ultimi minuti, quello sì, probabilmente sì. E vediamo un po' come va. Domani dovrebbe scendere in campo una formazione seria. E poi ragazzi, che altro dire? Siamo un pochino bloccati sulla situazione Musa. Io penso che questo sia un giocatore importante per noi, perché andrebbe a completare un centrocampo veramente molto muscolare, molto solido, molto importante, che farebbe un gran filtro. Quindi a me non dispiacerebbe affatto il suo arrivo. Però ragazzi, se le cose vanno per le lunghe, penso che non sia l'unico giocatore con quelle caratteristiche sulla faccia della terra. Quindi nel caso, io direi, diamoci un'occhiata in giro, magari portiamo avanti qualche altra situazione. Se non dovesse andare in porto, andiamo di nuovo, possiamo cambiare obiettivo, insomma, senza stare lì a fossilizzarci. Cerchiamo adesso anche di fare qualcosa in uscita, perché è molto importante. Se riusciamo a fare qualcosa in uscita, vedrete che il nostro mercato non è finito qui. C'è veramente un grande entusiasmo, vedremo insomma quello che succederà nei prossimi giorni. Alla fine del mercato mancano più o meno 35 giorni, diciamo così, quindi vediamo, aspettiamo, c'è ancora tempo per fare parecchie cose, ma il grosso l'abbiamo fatto e questa è la cosa più importante, che per una volta ci siamo mossi per tempo. Pioli può lavorare con il gruppo, adesso il nostro Chukwueze è ancora, resterà a Milano, non ha senso andare a fare, non ci sono i tempi tecnici per poterlo mandare negli Stati Uniti, eccetera, deve ancora firmare, non ci sono i tempi per i visti e tutto il resto, quindi si aggregherà alla squadra quando il resto della squadra tornerà a lavorare a Milanello. Questo è quanto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale del Briga, lasciate un like e condividete, vi voglio bene, forza Lotta e vincerai, non ti lasceremo mai, ciao a tutti.